Allora, ordine degli ingegneri, di cui lei è il presidente, poi l'ordine degli architetti in una giornata memorabile, se vogliamo. Diamoci una scossa, non tanto su quello che è la fase successiva a quello che può essere un evento sismico, ma nel prevenire. Vogliamo approfondirlo? Assolutamente sì. Noi praticamente stiamo partecipando a questa giornata che riguarda la prevenzione sismica, che è una giornata organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dalla Fondazione Narcassa. A Reggio, l'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria e l'Ordine degli Architetti, ci siamo organizzati su tre piazze: Piazza Italia, poi a Bovalino, Piazza Municipio, stamattina ero là a Bovalino, e poi a Rizziconi al centro commerciale Porto degli Ulivi. Quindi noi oggi stiamo facendo un'attività di divulgazione di prevenzione sismica. È un'attività, come ha detto bene lei, di prevenzione, quindi un'attività che riguarda tutto quello che si può fare prima che succeda l'evento. Quindi ci sono due, noi stiamo proponendo oggi ai cittadini due cose. Uno, stiamo spiegando cos'è la prevenzione sismica e gli incentivi connessi, ovvero il sisma bonus, e poi stiamo dicendo che c'è la possibilità nel mese di novembre, iscrivendosi sul sito della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, di effettuare una visita presso un immobile di proprietà o in uso da parte di un tecnico a titolo totalmente gratuito. Ecco, gli immobili che sono stati costruiti senza nessun criterio antisismico, ecco, lì si può intervenire, ci sono degli incentivi? Assolutamente sì. Diciamo che c'è da fare innanzitutto una premessa. Alcuni immobili che sono stati costruiti in epoca non recente, sono, anche se costruiti a norma per l'epoca, magari mancano di tanti dettagli antisismici che con il corso del tempo la tecnica ha incominciato a conoscere. Di conseguenza è bene fare queste visite presso gli immobili, soprattutto se immobili datati, per capire se sono già stati applicati questi dettagli tecnici costruttivi antisismici o meno. Ecco, in questo caso è ovvio che ci debba essere comunque un'interazione con quelli che è l'ente pubblico più importante, il comune, dove nel comune diciamo ha il polso della situazione degli immobili. Quindi in questo senso avete avviato un dialogo? La giornata, come ha visto, è anche patrocinata sia dal comune che dalla città metropolitana, quindi noi e anche sicuramente il sindaco avvieremo un percorso di prevenzione sismica come abbiamo fatto oggi, che è solo l'inizio di un percorso. Insomma, avete fatto le cose fatte bene. Speriamo di averle fatte bene. In bocca al lupo, grazie. Grazie.